Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi sono qui in bagno, non perché sono pazza, ma semplicemente perché voglio farvi vedere come faccio i miei ricci. Me lo avete chiesto in tante, in privato, su WhatsApp, le amiche, in direct, anche sui commenti delle mie ultime foto di Instagram, come faccio questi capelli. In realtà partiamo da una base, cioè nel senso che i miei capelli già di base sono così un po' mossi, però non hanno una forma definita. Per questo ho scoperto vari prodottini che mi aiutano a definire i ricci. Poi c'è stato un periodo della mia vita, non so perché, ma i miei capelli erano lisci, totalmente lisci, non potevo farci nulla che ritornavano spaghetti. Poi dopo la cura di cui parlavo nel video dell'isotretinoina, dell'acne, mi sono tornati come erano prima. Forse, non so, una questione d'ormoni anche questa, non ne ho idea. Comunque, voglio farvi vedere la mia routine per quanto riguarda i miei capelli. E vi faccio vedere i prodotti che sto usando in questo periodo e con cui mi sto trovando benissimo. Allora, innanzitutto lavo i capelli con il Sunsilk Ricci da domare. Mi piace tantissimo, profuma di... Ho fatto uscire tutto, ho fatto un casino. Comunque, profuma di un frutto esotico, non lo so, buonissimo, veramente, veramente buono. Crollato. Sono un disastro, ragazzi. Poi lo vedrete anche nel video, sto morendo, vi giuro, lo vedrete anche nel video questo trattamento qui, che in realtà è di mantenimento ad un trattamento intensivo che io ancora non ho mai fatto, cioè l'ho fatto una volta un sacco di tempo fa, mi sono trovata benissimo, ma non ho più il tempo di utilizzarlo perché non riesco a trovare un secondo, e ricostruisce un po' il capello, dona, vabbè, tutte le bla 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 che fanno per i capelli. Funziona, mi piace tantissimo. Questo è di Olaplex Cosmetics e ne metto due spruzzatine solo sulle punte. Un altro prodotto che io amo follemente è il Catwalk, si chiama Curl Rock Amplifier. Ragazzi, io con l'inglese sono un casino. E questo prodotto qui, che trovate su internet, da su Amazon anche, dagli 8 ai 15-20 euro, dipende dall'offerta che trovate. Io mi ci trovo da Dio, è una sorta di gelatina appiccicosa, non è proprio una gelatina però. Comunque questo è il risultato con questo prodotto, definisce il riccio e non appiccica, cioè comunque vi tenete i capelli morbidi morbidi. Vabbè, questo è il mio phon, ma un semplice phon, questo è di Roventa, Silence Act, questo phon mi piace da impazzire. Qui dietro c'è un pulsantino che attivandolo fa partire il phon solo se lo prendete. Santa, perché quando lo poggiate si stoppa da solo. Comunque io lo utilizzo per fare i ricci, niente, ho distrutto casa ragazze, con il diffusore, con la velocità A1 e non A2 e con la massima potenza di calore, perché se lo usate alla velocità 2 secondo me vi fa un pastrocchio, impiccia tutti i capelli, insomma un delirio. Vabbè, non mi dilungo più di tanto, vi lascio al video. In realtà volevo lanciare una sorta di appello, volevo registrare un video dove vi rispondo a delle domande che volete farmi, anche personali. Sì, ebbene sì. Quindi qui su Instagram, nei commenti, in direct, se vi vergognate a scriverli in pubblico, come volete. Fatemi delle domande e io vi risponderò nel prossimo video.
per cercare di capire se questi video vi piacciono o non vi piacciono. E vi ricordo anche che potete seguirmi su tutte le pagine social, Instagram, Facebook e Twitter, e anche sul mio blog www.claudiasartorelli.com. Un bacione, bellezza, alla prossima!